Ruggero Ceravolo, il presidente dell'associazione culturale Gioacchino Murat di Pizzo, qua a Soveria Manelli per la prima rievocazione dei Vespri Soveritani. I Vespri Soveritani si nascono da un'idea di Gino Capellupo che ci ha fatto venire qua. Siccome noi ci occupiamo di rievocazioni storiche già dal 2004, noi facciamo la rievocazione storica a Pizzo dello sbarco, cattura e fucilazione di Gioacchino Murat. Questo è un periodo antecedente la venuta di Gioacchino Murat, questo si riferisce ai fatti che sono successi qui a Soveria nel 1808, quando ancora c'era l'ultima parte di Giuseppe Buonaparte, che poi andò a prendere il posto Gioacchino Murat. E abbiamo rievocato un fatto, un episodio successo qui a Soveria Manelli, in quella circostanza dove i francesi cercavano di conquistare le Calabre e uccidevano, dove loro passavano facevano stermini di popoli per il brigandaggio, perché loro dovevano sterminare il brigandaggio. E infatti il fatto che è successo qui a Soveria Manelli si rifà proprio alla situazione di un ufficiale che è entrato in un'abitazione, ha violentato una ragazza, poi il fratello si è vendicato uccidendo l'ufficiale e altri soldati. Poi che vuole, i francesi questo non se lo sono fatti passare, sono arrivati qui a Soveria Manelli per fare una carneficina, uccidendo quasi tutta la popolazione.